Bentornati signore e signore al nostro gameplay di Final Fantasy Tactics Advance. Come vi avevo promesso, oggi ci occupiamo dei Falgaborn. Perché poi dovremo battere i Red Wing, quindi sigillo d'acqua, terra e aria, perché abbiamo già battuto Marilith del fuoco un po' di episodi fa. Pietre elementi rubare. Sperando che non mi rompa. Ok. Completato. Bravo Ramses. No. Vabbè. Al limite lo mandiamo a fare missioni. O lo possiamo fare qualcos'altro. Ecco. Arciere, soldato. Sì, quando non siamo soddisfatti li cambiamo. Le classiche è la cosa migliore. Perché sennò qui avremmo avuto tre maghi neri. Infatti, teniamo quell'umano e cacciamo via quello di livello più basso. Sì, sono un capitalista del lavoro. Ormai si è capito. Allora, vediamo un po'. Sigillo d'acqua. Questo è il Kraken. E quello lì sarebbe il Kraken. Ok, va bene. È una cosa a livello metaforico. È una citazione. Primo Final Fantasy e vabbè al nono non è un vero Kraken però vendicherò Marilith un altro Red Wing sconfiggi tutti non dice sconfiggi il capo quindi dobbiamo sconfiggere tutti Non vedo l'ora di tornare dragone, perché sto tipo non riesce a fare niente. Pugno a distanza. Pam! Anche Merilith aveva, se vi ricordate, nel vulcano tre nobili moguri. Uno mi sa che è già down. Tango down? No, ovviamente no. Era troppo bello. Con lui 60 danni non li facciamo proprio, secondo me. Possiamo provare a confonderlo. Come si suol dire, se non puoi sconfiggerli, confondi loro le idee. Malchelo. È malchelato lui. Ha un po' di invidia malchelata. Mogulancia. Ammappete sta Mogulancia, sta minchia. Mi aspettavo una ventina, una trentina, 90. Giocate serio, eh? Danno. Mogulancia. Vacci piano tesoro. Ah, ok. Ci sta. Tra l'altro era pure confuso, vabbè. Questo. Ah, minchia. Furia Moguri. Pam. Cioè ha fatto meno male questo che la Mogulancia? Ma come siete messi? Danno di gelo. Ok, questo è il Bezzarino. Per essere un Kraken è abbastanza scarso. Dite, sono le missioni riempitive queste? Quelle che mi fai quattro missioni con quattro capetti e gli scagnozzi? Già che c'erano, potevano mettere poi quella dove c'erano tutti quanti. I demoni. Uno l'abbiamo eliminato.
Questo poco ci manca. Come colpiamo? No! Colpiamo lui. Ok. Ci sta. Tanto quest'altro è vicino, quindi possiamo colpirlo. Penso che anche un colpo di pistola lo butterà giù. E possiamo fare ben poco. Questo però possiamo farlo. Ovviamente no. Ovviamente no. Allora, giochiamo pesante anche noi. Eliminato anche il Kraken. Tra l'altro bella sta mappa, mi piace. Merlit, ti raggiungo. Sta a vedere che era innamorato. Chissà quanti ne rimangono. Da notare che poi le linee di dialogo di Marsh sono strutturate per fare in modo che tu possa fare prima una e poi l'altra. Quindi il gioco sa che hai sconfitto Merlit. Tutte le altre devono essere fluide. Ah, possiamo tornare ai dragoni. Finalmente. Abbiamo anche più salto. Ci mettiamo... l'elmo adamantino perché dal nome sembra figo. Ma troppo lì... Cotta dragone, quindi figa per questa. Tridente. Credo che sia il più forte per adesso. Caino e baffo di drago. Sì, per adesso è il più forte. Poi gli mettiamo gli stivaletti chiodati. E scarabeo. Ci sta. Pista. Altra missione. Battiamo queste merde. Per adesso... Ok. Sono stato scemo perché ne ho una di uno e una dell'altra. Quindi vabbè, dai. Va bene così, non ci preoccupiamo. Tanto, dobbiamo fare tutto. Andiamo di... Gillo d'aria con... Tiamat? Si chiama Tiamat, mi pare, sì. Andiamo, veloci. Dobbiamo fare tutto e bene. Danno animali, magia temporale. Danno animali già sappiamo che non va bene. Dobbiamo levarlo. Magia temporale, aria, balistica. La balistica però... Vabbè. Pace. Però... Un bel draghettino. Ok, disponiamo i migliori. Olga Bordaria. Ma che poi dico, la vostra scorta si riduce a 3 moguri ciascuno? Non potevano fare, che ne so, 3 viera, 3 umani, 3 moguri, no. Tipo 3 templari. No, solo i moguri, vabbè. È il loro marchio distintivo.
Fa come sgambetta saggio, più dell'assassino a me. Mont Blanc, non mi ricordo se nelle leggi c'è una magia temporale, quindi evitiamo casini. Meno male che questi non ci saccagnano con la mogulancia, questo mi sa di sì, no, ok, non so perché ma mi spaventavo. Allora, mi sa che con un attacco va giù, sì. Ok. Tiamat non ha ancora mosso, credo, infatti. Tra l'altro i draghi dorati di tuono sono quelli che tendono a scomparire per primi. Io non li catturo perché non mi interessa, però riusciremo a usare il mago blu con uno di loro. Vai di sprazzo. Ma che sprazzo dici? Il saggio, anzi, l'illusionista, il logora poco per volta. Ora ci occupiamo di te. Un firaga per 7 punti vita, va bene. Ovviamente! Ma ovviamente, signori! Ah, ti cura pure, no! Leonardo, bravo, avvicinati. Mogulancio. Ma direi di cominciare a smangiucchiare il dragone, che dite? 94, ci sta. È già in piedi, cioè è già in ginocchio. Bueno. Poi la facciamo? Sì. Suka. Siete forti? Sì, sicuro. Sei come quei personaggi dei filler degli anime che puntualmente dicono al protagonista: ci rivedremo per nuove avventure. Sì, ciao, ciao. E poi non si vedono più, perché sono destinati alla morte. Nessun personaggio dei filler a memoria d'uomo è mai tornato. Che adesso non me ne vengono assolutamente in mente. Magari nei commenti qualcuno: no, no, c'è quel personaggio lì, ma... Allora, la regola è che nei filler non sopravvive poi nessuno. Sopravvive a livello editoriale, dico. Tranne pochissimi casi, tipo Bardock, il padre di Goku, ma sono eccezioni quelle, non la regola. Nella mia tesi di magistrale ho parlato proprio del concetto di filler, tra le tante cose. È stato molto interessante. Un giorno condividerò sicuramente quel documento, magari su Amazon. Ce la fai a morire, signore? Oh là! Poteva essere più veloce di almeno un minuto questa battaglia. Abbiamo cose da fare. Sai chi è a capo di questi Falgabor? Visto? Gli fanno dire missioni, cioè linee di dialogo molto generali, in modo che possano essere,
Che ne so, numero 2, numero 4, 3, oppure numero 4, 3, 2. Weigar, questo è molto utile. Questo ci serve. Ora vi mostro subito perché. E il nostro Marsh non sta imparando niente, quindi va bene. Lo mettiamo combattente, che ha più movimento, però ha delle protezioni che sono davvero scarse. Guarda qui, reagire! Reagire che fa malissimo. Non credo che di avervelo già mostrato con i nemici, potrei dire una cazzata, non mi ricordo, ma credo di no. Poi gli mettiamo la lama. Che lama gli mettiamo? Tanto devi imparare solo a reagire. Lama Paraiba o Paraiba. La lama caraibica. Boh, va bene così. La fascia non serve, a posto. Guarda qui che bestia che è diventato. Poi ovviamente toccherà anche il paladino. Bene, ci manca solo un Falgabird che sconfiggiamo testè. Niente voci. Vigile di terra. Lick the Mort. Ma quindi il vero nome di Lick, anzi del Lich, era The Mort. Non ho mai indagato su questa cosa, ma mi sembra strano. Ah, ci manca solo il Sim Chocobo. Possiamo già produrre il Mana Cefili mandando un tizio a caso. Lenti, pugnali, cerchiamento. No, non è questo. Dov'è? Non questo. Sì. A posto. Ah, hanno scelto lo zombie e non il vampiro. Il vampiro in Final Fantasy 1 mi ricordo che era un po' come l'araldo del vero Lich. Vi infliggerò appendicini. Ma è morto e si muove! Tesoro, hai già incontrato gli zombie, pure parecchie volte. Per ora avanziamo. Che colpiamo. Andiamo di prova terrena. Queste animazioni non sono fatte così bene, secondo me. Si poteva fare un po' meglio. Vabbè. È proprio tutto il concetto di illusionista che fa un po' cagare. Allora, vorrei finire quello lì se riesco.
95 con concentrazione. Figata. Figata. Angel. Questo è il vampiro fidanzato di Buffy. Angel. Scagliare. La mossa più brutta che ci sia. Tranne se la usa il ninja Wedge di Final Fantasy IV. Però che lì c'erano i shuriken. Ecco, dovevano inventare qualcosa del genere in questo gioco, gli shuriken da lanciare. Perché io non vado a buttare via oggetti, cazzo. Aia. Aia, aia. Possiamo colpire il Moguri e basta. Occupiamoci di lui. Concentriamoci su Moguri. Pugni a distanza. Eccolo. Lo riusciamo a... No, ovviamente. Perché c'è la piantina di merda. Con lui non ci arriviamo, non ci provo nemmeno. E poi... E andiamo di eruzione. Meglio che niente, dai. Lui è confuso. Ma saprà fare la cosa giusta? No, non la saprà fare. A posto. Minchia, e a noi fa pure il critico. Ai nemici non avrebbe fatto questo. Vabbè. Nasconditi, va. No, non ti allontanare troppo, tesoro. Questo è Kyuzin di odio. Kyuzin specialmente, che è ancora più forte. Niente, non possiamo fare niente. Glitch. Ah, scarsino. Ok, no. Ritiro quello che ho detto. Male, ha fatto male. Ah, vendetta, dolce vendetta. No. No. Non è possibile. Non è possibile. Non ci sto credendo. Almeno uno. Su quattro. Non posso morire. Si rivolge verso Marsh prima di parlare. Che carino. Eruzione solare. Io dico che non lo uccide. No, infatti. Dai. Forza. Oh, non ci credo. Colpisce veramente lui. Ma che figata.
Ok, si è riscattato completamente dopo averci tradito. Ha riguadagnato la sua faccia. Quindi ci deve essere un collegamento, visto? Non ha senso come ultimo commento questo dialogo, quindi sono fatti palesemente in modo che il giocatore scelga come voglia lui. Anello di terra, yeah! Antileggi ce lo teniamo. Togliamo... boh. Spada la diamo doppio. Preghiere. Ma sì, va bene così. Ci sta decisamente. Andiamo a vedere giusto cosa rimane sulla bacheca. Però direi che a breve ci lasciamo, signore. Voci, fammi vedere un po' le voci. Ok, niente. Prima dobbiamo fare la spiripietra. La spiripizza. E ovviamente vogliono un sacco di battaglie ciascuna. Energy Sheffield. Bene, bene, bene. Vai tu. Va bene, fatto questo, ci vediamo al prossimo episodio, signori, battendo i Red Wing.